Corderia Sorrentino Giovanni e Figli, in via Petraro San Giuseppe 42, a Cava dei Tirreni. Centinaia di fedeli ieri mattina hanno raggiunto il Monte Falesio sopra Maiori per rendere omaggio alla Madonna Avvocata in occasione della festa della primavera, in cui si ricorda l'incoronazione ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II dell'effigie della Vergine Avvocata, avvenuta nel 2002 in piazza San Pietro. Dopo la Santa Messa celebrata dal rettore del santuario Don Gennaro Lo Schiavo, la statua è stata calata dalla nicchia in cui è collocata per gran parte dell'anno e prima di essere posta sul maestoso trono è stata portata in mezzo ai fedeli, in un momento all'insegna di tanti di giubilo, preghiere e tanta commozione. È partito ufficialmente così il conto alla rovescia in vista del tanto atteso giorno della festa del lunedì di Pentecoste, che quest'anno ricade il 21 maggio e ancora una volta certamente richiamerà sul Monte Falesio tantissimi fedeli provenienti non solo da Cava dei Tirreni e dalla costiera amalfitana, ma da ogni angolo della Campania, per partecipare in particolar modo alla processione della Vergine Avvocata fino alla grotta dove nel 1485 apparve al pastore Gabriele Cinnamo.